Con questa presentazione vi voglio parlare del lavoro da remoto come assistente virtuale, che è la mia professione. Due parole brevi su di me: chi sono io? Io mi chiamo Odra Bertolone, ho 34 anni e oltre a fare l'assistente virtuale sono una mamma a tempo pieno. Sono diplomata in lingue straniere, l'inglese, tedesco e spagnolo, e tra le mie passioni, oltre al mondo digitale, il web, ci sono la cinofilia, sono anche infatti un'educatrice cinofila, e l'artigianato artistico, le creazioni fatte a mano. Però vediamo, entriamo nel vivo della presentazione. Chi è un assistente virtuale? È una professionista indipendente, autonoma, che lavorando da remoto a distanza fornisce servizi di vario tipo, che possono variare da quelli di segreteria generale, amministrativi, fino ad arrivare a servizi più specialistici, tipo l'internet marketing, il social media marketing, e si rivolge prevalentemente ad altri professionisti, imprenditori o aziende di piccole dimensioni. Perché ho scelto di fare questa professione? Io ho iniziato a lavorare l'11 settembre del 2001, ahimè, una data che non si può assolutamente dimenticare. Ho iniziato in un'azienda di ingegneria con mansioni di segreteria generale e amministrativa. Poi ho cambiato e ho lavorato in altre aziende, in altri settori, prevalentemente il settore dell'information technology e metalmeccanico, specializzandomi quindi come impiegata commerciale per i mercati esteri. Le aziende avevano filiali più o meno sparse in tutto il mondo. Poi nel 2013 è avvenuto un cambiamento importante nella mia vita, un cambiamento però che riguarda non solo me, ma anche tante donne. Sono diventata mamma, io infatti ho un bimbo di circa 2 anni e mezzo. E questo mi ha cambiato la vita. Io ho dovuto un attimo prendere in mano la situazione, fare un attimo un reset e chiedermi che cosa volevo fare davvero nella vita. Tenendo anche conto che rimettermi in quello che era il mercato tradizionale del lavoro, dovevo anche scontrarmi, diciamo, con una realtà che era quella non solo di uscire di casa probabilmente alle 7 del mattino, rientrare alle 7 della sera, ma anche che sono una donna giovane e già mamma, e quindi poco appetibile per quello che è il lavoro tradizionale. Questo vale anche se si ha, secondo me, un'esperienza di un certo peso alle spalle. Oggi abbiamo degli studi fatti dall'Osservatorio di Smart Working del Politecnico di Milano che ci dicono che quasi il 50% di grandi aziende, e parliamo di grandi aziende, sta sperimentando modalità di collaborazione da remoto. Sentir parlare di lavoro agile, telelavoro, smart working, oggi come oggi non è così inconsueto, anzi, quando però ho iniziato io a lavorare, e comunque non, fino a non tanto tempo fa, non si sentiva assolutamente parlare di tutto questo, e tantomeno c'erano delle aziende che cercavano candidati da assumere in telelavoro. Diciamo che era una cosa per una piccola elite. Così io ho cercato, ho fatto delle ricerche su internet e sono atterrata sul sito di Nomadi Digitali, nel quale ho letto un articolo di Mary Tomasso che parlava appunto dell'assistente virtuale e del suo corso, l'unico attualmente in Italia, per diventare assistenti virtuali. Ho scoperto così questa professione e mi sono resa conto che questo era quello che faceva proprio per me. Vediamo però insieme a che punto siamo in Italia con l'assistenza virtuale. Beh, mi capita spesso che quando incontro delle persone a cui racconto che cosa faccio, di che cosa mi occupo, mi sento dire: "Ah, che brava, ti sei inventata un lavoro!"
Ma in realtà non mi sono inventata proprio un bel niente, perché la persona che ha, diciamo, scoperto, portato alla luce questo tipo di attività si chiama Anastasia Bryce, che già nel 92 ha iniziato a lavorare a distanza come assistente personale per i propri clienti, organizzando viaggi, facendo altre attività. E nel 97, circa 96-97 più o meno, è stato coniato il termine di virtual assistant. La professione è diventata davvero molto famosa e diffusa negli Stati Uniti, in America e comunque in tutti i paesi, anche ispanofoni. Tuttora è molto diffusa. L'espansione di questa professione, scusatemi, è arrivata fino a qui, anche se, come sappiamo, in Italia, visto che siamo sempre molto avanti, si fa ancora un po' fatica a delegare, e non solo. Molto spesso, per esempio, quando dopo che ho parlato con un cliente, che magari ci siamo sentiti via Skype, gli ho raccontato, insomma, ci siamo conosciuti, gli ho raccontato di che cosa mi occupo, abbiamo valutato le attività da svolgere per lui, e poi magari mi chiede di dove sono e mi chiede se è possibile fare un incontro di persona perché ci tiene a conoscere personalmente i suoi collaboratori. Ecco, questo poi mi fa capire, mi fa comprendere come ci sia ancora un ancoraggio a una mentalità ormai obsoleta, ecco, oggi come oggi. Si fa veramente fatica ad uscire da quello che è l'impostazione, lo schema mentale che c'è sempre stato in Italia, quindi del lavoro dipendente. La figura dell'assistente virtuale è ancora poco conosciuta, ma sta emergendo poco a poco e sempre con maggiore forza. In Italia siamo pochine, però devo dire che ognuno di noi, pur arrivando da esperienze diverse, da formazioni diverse, sta mettendo tanto impegno per far conoscere queste persone e questa professione. E il riscontro di tutto questo è che sempre più imprenditori e professionisti stanno mostrando interesse verso questa figura professionale. Ma quali sono i vantaggi per un nostro potenziale cliente di contrattare un assistente virtuale? Beh, sicuramente il fatto che si risparmia tantissimo rispetto ai costi d'assunzione di personale dipendente. Non c'è TFR, non ci sono i contributi INPS da pagare, non ci sono tutti quei costi relativi alla presenza fisica di un dipendente in azienda. Rivolgendosi ad un'unica professionista, si possono avere competenze diverse. Un assistente virtuale, infatti, può occuparsi di contabilità generale, può occuparsi di gestione, e creazione di siti in WordPress e può occuparsi di trascrizioni audio, di traduzioni. Ecco, anziché contrattare, figure professionali diversificate, quindi pagare diverse fatture, una persona può rivolgersi direttamente semplicemente ad un assistente virtuale. Ottimizzazione del tempo, quindi risparmio notevole di tempo ed aumento della produttività, anche questi sono due vantaggi importantissimi. Inoltre, chi decide di collaborare con un assistente virtuale ha a che fare con una persona estremamente motivata e con una visione imprenditoriale, quindi molto simile alla visione del proprio cliente. E invece per chi vuole lavorare come assistenti virtuali, i vantaggi quali sono? Beh, flessibilità oraria, perché ovviamente ti puoi gestire gli orari come meglio credi, compatibilmente ovviamente alle attività che hai scelto di svolgere per i tuoi clienti. Non hai costi di trasporto, o perlomeno sono minimi, perché non devi prendere la macchina, non devi andare a spostarti con i mezzi per raggiungere l'ufficio. Notevole risparmio di tempo, perché se pensiamo ad esempio che per andare a lavorare a Milano Centro, tra mezzi, traffico, eccetera, magari ci metto un'ora, se ho la possibilità di lavorare da casa, da remoto, da ovunque io voglia, posso utilizzare quell'ora per fare altro. Hai la possibilità di lavorare da ovunque.
molti assistenti virtuali, come anche la sottoscritta, ha deciso di lavorare da casa. Però se io domani andassi in vacanza, basta portarmi dietro il mio computer, avere una connessione a internet, io potrei continuamente essere operativa. Conosco assistenti virtuali, miei colleghe, che abitano e lavorano dall'Argentina, dalle Canarie e da altre località all'estero. Aumento della qualità della vita, perché ovviamente se hai la possibilità di gestire il tuo lavoro e quindi anche la tua vita personale come vuoi, la qualità della vita aumenta e non poco, ve lo garantisco. Vediamo però quali sono anche i principali servizi offerti da un assistente virtuale. Io qui ho fatto un po' una lista generale, però è veramente lunga. I servizi spaziano dall'archivio online, dall'inserimento dati, dalla preparazione di qualsiasi tipo di documento, la creazione e gestione di profili e pagine sui social network. Ancora la creazione di siti in WordPress e organizzazione di webinar, insomma, chi più ne ha più ne metta perché la lista è veramente molto lunga, si potrebbe andare avanti. Quali sono gli strumenti indispensabili del lavoro di un assistente virtuale? Un computer, meglio se portatile, perché se poi si decide di lavorare da ovunque è preferibile. Un'ottima connessione internet. Tanta, tanta, tantissima autodisciplina ed organizzazione, perché ragazzi, senza queste due cose non si va da nessuna parte. Una visione imprenditoriale, perché se si pensa di essere un professionista e di iniziare alle 9 e alle 6 far cadere la penna, non ci siamo per niente. Quali sono i principali tool, strumenti online che un assistente virtuale utilizza per lavorare da remoto? Allora, innanzitutto un project management tool, quindi uno strumento che vi permetta di gestire progetti condivisi anche con i clienti. Io qua vi ho nominato Trello e Asana, però ce ne sono veramente tantissimi. In abbinamento, uno strumento per tenere traccia del tempo speso su ogni progetto, un time tracker tool. Io uso Toggle che parla benissimo sia con Trello che con Asana. Anche qua ce ne sono diversi ed è molto utile perché in questo modo posso tenere traccia del tempo speso impiegato su un determinato task e girare anche al mio cliente un report con le attività. Con le ore impiegate a svolgere una determinata attività per lui. Poi c'è Skype, che è indispensabile per comunicare con i clienti, ti permette di condividere gli schermi e di fare delle piccole conference call con più utenti. Insomma, direi che per un assistente virtuale il Skype è uno strumento assolutamente da avere. Per l'archiviazione online ci sono di file, scusate, online ci sono molti strumenti. Io qua vi ho segnato alcuni, ma quello che utilizzo e che vi consiglio è Mega perché offre 50 giga di spazio. Google Calendar, infine, per la gestione dell'agenda o la gestione degli appuntamenti. Hootsuite per la gestione e la programmazione dei post sui social network, che permette anche di fare delle analisi, e WeTransfer per l'invio di file pesanti, AnyMeeting, GoToWebinar per l'organizzazione dei webinar, che possono essere una valida alternativa al classico Hangouts come quello che stiamo facendo ora noi. Io volevo darvi qualche consiglio prima di lasciarvi per chi vuole lavorare online sia come assistente virtuale ma anche più in generale. Allora, innanzitutto curate la vostra immagine, il vostro brand online, quella che nel gergo di chi fa marketing online è la brand reputation, perché è molto importante. È molto importante per dare comunque per far trasmettere agli altri la vostra professionalità e
ottenere quindi un'immagine di voi stessi migliore e più professionale e crescere anche la vostra autorevolezza. La formazione, ragazzi, è davvero tanto, tanto importante. Non pensate mai di sapere tutto, di essere arrivati alla fine della vostra conoscenza. Bisogna continuamente, studiare e tenersi aggiornati, sempre, sempre. Io quello che vi posso consigliare, è una risorsa che per me è, straordinaria. I podcast, ce ne sono di tutti i tipi, sono gratuiti, veramente per qualsiasi settore, in italiano, in inglese e sicuramente anche in altre lingue. Io ve li consiglio tantissimo. L'ultimo mio consiglio è di non svendervi per paura di perdere i lavori. Se vi siete dati un lavoro, se avete definito una vostra tariffa, dovete proprio essere voi a rispettare per primi il vostro valore. Se lo fate voi, allora lo faranno anche gli altri. Io vi ringrazio di cuore e se avete domande, eccetera, potete scrivermi anche a questi indirizzi, sarò felicissima di rispondervi e di chiacchierare con voi. Grazie mille.